E tutti per aspettare il nostro nuovissimo video. Oggi siamo qua, ragazzi, a fare una mini, più che altro, più che esplorazione, a fare un viaggetto. Perché mi sono accorto che in quel preciso punto, non so se ve ne eravate accorti, nel senso, non, più che altro mi sono accorto, nello scorso video non ve l'ho voluto spoilerare. In questo punto volevo far vedere, c'è la giungla. Tra l'altro non so se è il gioco che mi sta laggando, perché ho... Nel dubbio li metto i 15 come al solito, 14 va bene. Non ce ne eravamo accorti proprio per questo, vedete raga. Quindi ho visto, vedete, io mi sono avvicinato qua, ho visto delle liane. E ho detto, vabbè, ora metto dei chunk abbastanza alti. Sono andato raga e ho visto che appunto in quel punto c'era la giungla raga. Quindi oggi ci andiamo a visitare un po' la giungla. Scusate raga. Oh mio Dio, sto morendo, raga. Scusatemi, però oggi sto parlando davvero tantissimo. Quindi oggi una giornata, raga, è finita. Una giornata un po' casinosa, diciamo così. Manca poco, arriviamo quasi lì. Prendiamo il bambù. Il bambù può servire, raga. Tra l'altro ho scoperto che si può fare tipo una roba che fa il male con il bambù. Vabbè, non faccio domande. Intanto mi raccolgo le alghette che ci possono essere utili per fare una piantagione di queste alghette. Quindi raccolgo le... Oh mio... No, raga, ma oggi sta degenerando. Una piantagione di alghette. Che è utile. Le alghette sono molto utili. Mo' basta alghette, però le altre le rimango lì a despawnare. Stavo dicendo muy util, perché praticamente se noi andiamo a fare possiamo cuocere e fare un robot che cuoce anche lui a sua volta. Cos'era? Un piccione? Un piccione? Può essere. Potrebbe essere un piccione. Non ne sono molto sicuro, però i piccioni sono tanti, milioni di milioni. Sì, troppi piccioni. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo di qui. E vediamo, vorrei prendere quasi quasi pure un po' di legno, in modo tale che già ce lo troviamo, un po' di legno del of the jungle. Il jungle wood, si chiama così proprio, jungle wood, jungle wood, jungle wood. Anche amico mio, jungle wood. È strano che non conosci infatti jungle wood. No, comunque non ci arriverò mai, tipo. Ecco qua, ora scendo. Perfetto. E vado di qua. Abbiamo trovato il cacao o cacatù, che è questo qua, chiamasi anche cacao, che noi andiamo a raccogliere e ci dà i semi di cacao. Che è questo qua, cacao. Molto buono il cacao, fa i biscotti, biscotti gustosi, biscotti. Molto, molto buoni i biscotti, molto buoni. Però io sono venuto qua più che altro perché ci sono i pandi. La pan, non la pan. Ah, anche la panna, bella macchina la panna. Però i pandi a me mi gustano muchos. Quindi vorrei farvi vedere il pando. Sì, il pando. Però non so se troveremo oggi il pando. Quindi intanto andiamo un po' in giro. Vediamo, magari c'è pure il tempietto lì. Facciamo col tempietto. Non lo so. Vabbè, facciamoci un giro. Un ghepardo. No, non è un... quello è il gattino, è solo che l'hanno fatto un po' meglio. In teoria lo posso, infatti è un gattino normale più o meno, è solo che non ha domestichi hits. Vabbè, intanto mi raccolgo tutto il cacao. Ma io lo tengo uno di questi di saplings. Non ho neanche un saplings. Mannaggia. Ecco qua, posso prendere saplings. Però aspettavo la cosa con fortuna, non so se funziona lo stesso. Vabbè, io uso. Pure quasi sprecata tutta, perché io poi in oro non durano niente. Peccato che non c'è un coso che magari mi toglie sul libro l'incantesimo o cose del genere. Comunque no, non ci sono più sapling. Quelli hanno rimossi i sapling della giungla. Vedete, non ce ne sono più. Assolutamente rimossi. Ma... Vedo poi, dai. Perché ho ancora lo scudo? Lo scudo togliamolo, raga, ora poi me lo metto dopo perché è un po' fastidioso, diciamo la verità.
Intanto mi raccolgo il cacao, quindi abbiamo già un bel po'. E il bambò molto utile. Bambò. Bello il bambò. E le guzze anche molto buone, le guzze, perché con le guzze si può fare la pumpkin pie. Vedete che è questa qui, che non so perché me l'ha sbloccata, però dettagli, che si fa col sugar. Sì, sugar. E con altre cose un po' strane. Intanto ci mettiamo questo. Equipaggio qui questi. Qua questi. E questo è qua. Anzi, il cibo lo metto qua al posto di questi. Perfetto, così. Direi che così va bene. Perfetto, due in uno. Intanto ci prendiamo anche il ferro. Si è tipo strabugato. Torcina. Perfetto. Raccogliamo quest'altro po' di ferro. E continuiamo, raga. Quindi un po' brutto sta sempre in miniera. Però giusto c'eravamo qua, c'era un po' di ferro. Quindi ora usciamo subito. Andiamo nell'aria aperta, andiamo un po' qui, raga. Nello scorso video già ho fatto vedere un po' queste cose, quindi direi che in questo video voglio far vedere quest'altre. Quindi tutte queste cose qui che narrano. Quindi un po' la giungla e tutte queste cose, un po'. Ecco. L'unico sapling che abbiamo preso è quello di Uok, ma seriamente. E ve l'ho detto, quelli l'hanno rimossi, l'hanno fatto apposta. Un gatto. Bello il gatto. Vabbè. Intanto, raga, voglio vedere. Ho visto un cocomero. Ecco, infatti, prendiamo il cocomero. Buono il cocomero. Buono il cocomero, dai. Colorante blu. Efi blu. Marrone. Qua, intanto, abbiamo anche un'altra zona che si affaccia un po'. Poi non so, tra l'altro, dopo quando dovremo tornare a casa, che casino potrà mai essere. Io credo che poi mi faccia un letto qui, in modo tale che possiamo dormire e torniamo a casa poi. Quindi direi, anzi, lo famo ora. Andiamo a raccogliere la nana qui. Perfetto. Anche qua. E con il nostro prendiamo questo, perché non voglio consumare troppo legno. Faccio così. Così ne trasformo anche un altro, così mi faccio gli stick. Intanto faccio così e così mi metto a dormire prima che arrivi la notte. Perfetto, ragazzi, ci siamo spawnati qua. Ora dovremmo spawnare qua, però va bene. Togliamo lo spawn point e appunto mi vado a fare gli stick con questi, in modo tale che ho anche degli stick in caso ci servano, e tolgo questi. Perfetto. Abbiamo altri cocomeri e della lavozza. La lavozza è molto buona perché, come abbiamo detto, dobbiamo andare assolutamente in the Nether. Che logicamente non siamo mai andati nel Nether. E quindi dobbiamo andare. Voglio vedere un po', diciamo, di prendere l'ossidiana e tutte queste cose. Perché l'avevamo trovata, ma se non mi se mi ricordo bene, nel senso, non l'avevamo presa. Quindi poi me la prendo io. Qua. Sì, perché avevamo. Sì, mi ricordo bene che avevamo trovato la mela d'oro. Giusto, giusto. E la zappa. Quindi proseguiamo, raga, con la nostra vanilletta qui. Continuiamo, raga, a cercare un po' di cose. Raga, ieri dovevo uscire un video, però non ho fatto in tempo a caricarlo e quindi ve lo faccio uscire oggi. Però direi che va bene così. Poi vorrei cercare, sto cercando anzi di alternare con un'altra serie che credo faremo sempre su Minecraft il secondo giorno, che è quello in mezzo, perché io faccio un giorno sì, un giorno no questa, però vorrei portarvi un video al giorno più o meno. Quindi devo vedere cosa fare nell'altro giorno. I pappagallini facciamo, vediamo, non verrà mai con un seme solo, infatti no.
Oh, gli ho dato un colpo per sbaglio. Rompiamo l'erbetta, facciamo in un modo più pratico però. Ora, in teoria, da qui dovrei avere un seme almeno. Uno proprio. Vabbè. Due ora. Perfetto, le provo a dare, raga, magari ci troviamo anche il pappagallo qui. Attento, pappagallo, non capare, non scappare, non scappare. Dove vai? Il pappagallo! Il pappagallo! Tu vuoi fare il pappagallo? Oppure no? Dov'è il pappagallo? È lì. No, 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 ho schiacciato tasti. Non dovevo. Non dovevo. Vabbè, abbiamo preso il pappagallo. Ora che facciamo? Non è questo rumore. Da dove viene? Vabbè, raga. Io direi, facciamo il recap di quello che abbiamo fatto in questo video. Ho fatto una pausa, in modo tale che sono andato un poco più avanti. E salutiamo anche il nostro pappagallino che ci ha accompagnato oggi. Guardatelo qui com'è fiero lui. Pappagallo. Vediamo di dargli anche un nome in questi episodi. Quindi oggi abbiamo esplorato un po' la giungla. Poi, perché stavo mangiando del melone? Vabbè. Abbiamo fatto un giro, poi abbiamo fatto un paio di queste cose qua, raga. Alla fine in un video di un quarto d'ora non posso farvi vedere tanto, con tutti i tagli possibili ed immaginabili. Quindi abbiamo esplorato un po' la giungletta. Nei prossimi video credo che magari proverò. Non so, magari troveremo qualche dungeon o qualcosa del genere. Quindi, raga, io direi che per questo video è tutto. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto per sostenere la serie. E dal vostro cameriere c'è tutto. Beh!